Buongiorno, eccoci alla lezione 55 in cui tratteremo delle funzioni goniometriche, in particolare delle formule ad esse legate. È più che una video lezione, diciamo così, che è un breve riassunto delle formule goniometriche che mi interessa che voi sappiate, soprattutto che useremo e che hanno un'utilità pratica davvero elevata. In effetti sono formule goniometriche che derivano dall'utilizzo e dallo studio pratico che si è fatto delle funzioni seno, coseno e tangente nell'antichità. E io qui, diciamo, ho brevemente voluto riassumerle partendo dalle relazioni fondamentali che sono già note, cioè sen quadro più cos quadro uguale a 1 e tangente uguale seno fratto coseno, sempre relativi allo stesso angolo alfa, ad esempio. Poi c'è la funzione cotangente, che è l'inverso della funzione tangente, si trova coseno fratto seno, e poi c'è la funzione secante e cosecante, che è l'inverso della funzione, diciamo, coseno alla meno 1, quindi 1 fratto cos alfa e 1 fratto sen alfa. Poi ci sono gli archi associati, ovvero quegli angoli particolari che abbiamo già introdotto, cioè 90, 180, quindi pi greca mezzi, pi greca, 3 mezzi pi greca e 2 pi greca, che diciamo sono casi particolari di quelle che introdurremo a breve, cioè le formule di addizione e sottrazione. Qui le trovate a schermo, non mi soffermo e ovviamente non mi metto a banalmente a leggerle, ma potete tranquillamente fermare la registrazione e prendere nota di queste formule. Vado abbastanza velocemente e passo alle formule di addizione e sottrazione, che sono quelle che generalizzano gli archi associati. In effetti si può fare anche il seno di alfa più beta o il seno di alfa meno beta, eccetera, eccetera. Queste formule le useremo spesso per calcolare, ad esempio, il seno e il coseno di angoli che non sono quelli notevoli, ma sono ad essi riconducibili. Ad esempio, il seno dell'angolo di 75 gradi si può calcolare facendo il seno dell'angolo di 30 gradi più 45 gradi. E usando la formula di addizione, la prima di questo elenco, si può trovare il seno dell'angolo di 75 gradi, che non è un angolo notevole, ma è pi greca sesti più pi greca quarti. Le formule di duplicazione e bisezione, anche qui usate banalmente per calcolare seno e coseno di angoli non noti, ad esempio il seno dell'angolo di 15 gradi, si può pensare come il seno dell'angolo di 30 gradi fratto 2 e quindi usare la seconda formula della bisezione e quindi fare 1 meno il coseno di 30 gradi fratto 2 sotto radice e andare a calcolarci il seno di quest'angolo. Anche queste formule hanno un'applicazione pratica. E non sto qui a leggervele tutte, ma potete tranquillamente copiarle. Poi sono le formule parametriche, dove si introduce il seno e il coseno adottando un parametro, di solito chiamato con la lettera t, che è tangente di alfa mezzi. Vi faccio poi ancora un esempio svolto di un'espressione che contiene le formule goniometriche, un'espressione che spesso ci capiterà di risolvere come esercizio, è un'espressione ad esempio del tipo seno di x più 2 terzi pi greca meno coseno di pi greca sesti più x. In questo caso possiamo usare le formule di addizione e sottrazione, in questo caso è solo di addizione, per il seno e per il coseno, trasformarle nei vari passaggi, arrivare anche attraverso gli archi associati a calcolarci il seno di pi greca terzi, seno e coseno di pi greca terzi, e svolgendo opportuni passaggi a questo punto solo algebrici si arriva al risultato che in questo caso è 0. Vedete come con molta pazienza e un uso abbastanza pedestre delle formule goniometriche, siamo arrivati a risolvere quella che poteva sembrare un'espressione inizialmente complessa. Ecco, io vi invito a segnarvi queste formule e a provare a utilizzarle in altri esercizi che faremo. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima lezione.